utilizzare un rosso secco. Impastato, e quindi non ci sarebbe bisogno di aggiungere olio o burro. Io per fare la versione quella originale aggiungerò il burro, però se vuoi tu puoi ometterlo. Scegliere di dargli la forma che vuoi. Io le farò semplici, quindi dei rettangolini, ma puoi fare anche delle maschere per renderle più carine ed accattivanti anche per i bimbi. Deve essere stesa molto sottile. Questo ti aiuterà a creare le classiche bolle una volta fritte le chiacchiere. Se vuoi, per questa operazione puoi utilizzare anche la nonna papera. Mi ricavo delle strisce lunghe circa 10 cm e larghe 1. Poi al centro faccio dei taglietti e le stacchiamo delicatamente dalla carta forno. Così poi le andiamo direttamente a friggere o a cuocere nel forno. Non so se puoi notare che ci sono delle bollicine addirittura scoppiette, quindi posso inserire le chiacchiere. Guarda che meraviglia! Per essere pronte si devono dorare. Perfetto. Proviamo quello al cacao. Queste lo stesse ancora più sottili, infatti fanno ancora più bolle. Ed è così che deve essere. Cioè, questa, da notare la bolla enorme che ha fatto. Sembra un Kinder Bueno. Mega foro della lievitazione nell'olio. E dopo che si saranno raffreddate le possiamo cospargere di zucchero a velo. Naturalmente puoi decidere anche di cuocerle al forno. In quel caso la temperatura sarà di 180 gradi per 15-20 minuti, però controllale spesso perché sennò rischiano di bruciarsi. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se è così iscriviti, regalami un like e condividila sui tuoi social. E noi ci vediamo presto con un nuovo filmato.